lui da piccolino, quando mi venne con una foto che voleva fare la gara con Giovanni Zaccheo, disse tipo io te lo faccio fare, l'importante è che vai anche a scuola. Infatti si è diplomato, è andato con la sua strada, l'hanno sempre bloccato, perché sembrava molto forte, gli hanno fatto parecchie volte il test, non hanno trovato mai niente, però con i miei sacrifici e di Giovanni Zaccheo l'abbiamo portato a questo punto. È una gioia immensa, a parte che mi ha regalato anche una nipotina, quindi Vi siete sentiti stupenda. telefonicamente? No, tramite messaggio stamattina alle 4, alle 5, poi a volte la videochiamata. Perché adesso è molto impegnato, quindi lo faccio stare un po' più tranquillo. Contentissima per il ragazzo, contenta per la mamma e contentissima per la nostra Italia, bella Italia. Contentissima, veramente di cuore. Contentissima, anzi, bravo Massimo, grande. Abitava di fronte a casa mia quando era piccolo. Forza Massimo, fieri di te, siamo contenti. È il frutto di tanti sacrifici fatti, tante scelte verso lo sport e alla fine si raccoglie quello che si sembra. Come atleta com'è stato? Ne vorrei avere 100 come lui. Perché ci racconti un aneddoto? Perché mi ha sempre seguito, ha sempre fatto quello che ho detto e diciamo non è stato di quelli che saltavano gli allenamenti. Insomma, un atleta tipo, ecco. Massimo Stanno, da piccolo a 12 anni.